Ciao, sono Paolo Manoni, banchiere ambulante delle Marche per Banca Popolare Etica. La nostra realtà, nata nel 1999, è una cooperativa formata da oltre 40.000 soci che raccoglie risparmi per destinarli a un mondo che noi riteniamo virtuoso, il mondo del terzo settore, quindi cooperazione sociale, cooperazione internazionale, commercio ecosolidale, tutto il mondo del biologico e non dell'agricoltura convenzionale, quella che inquina. Tutte le realtà che si occupano della legalità, l'esempio più eclatante è quello di Libera, di tutte le cooperative che vanno a lavorare i terreni confiscati alla mafia, quelli che fanno riferimento a Don Luigi Ciotti. Nel tempo la banca ha deciso anche di allargare i propri orizzonti, iniziando a finanziare il settore profit, quindi tutte le realtà che noi definiamo profit responsabile. Mi viene in mente quindi le Marche, la Spring Color che fa vernici naturali, ma anche tante altre esperienze di questo genere. E l'ultimo ambito di intervento, diciamo, che tra virgolette ci siamo inventati, è quello dei cosiddetti workers buyout. Le aziende che vengono rilevate dai dipendenti sul fallimento, sulla chiusura dell'azienda stessa, continuano l'attività, mantengono i posti di lavoro. Quindi già con queste poche parole capite che è una banca un po' diversa dalle altre. Questa diversità si esplica anche in un discorso di trasparenza. Tutti i finanziamenti che noi eroghiamo alle persone giuridiche vengono messi sul sito internet della banca. Si esplica in un rapporto certamente diverso con la clientela. I crediti non vengono cartolarizzati come accade nelle altre banche, e quindi tutto ciò che noi mettiamo a bilancio come mutui ce li portiamo dietro fino all'ultima rata. Questo significa che il rapporto con il cliente è fondamentale e viene mantenuto nel tempo. Parte fondamentale della banca sono i soci, che oltre appunto a costituire il capitale sociale che ci permette di erogare credito, sono parte attiva anche della scelta su chi finanziare. Alcuni di loro che si sono impegnati particolarmente sono diventati valutatori sociali, ovvero vanno nelle realtà giuridiche che ci chiedono il finanziamento e valutano non tanto i bilanci che spetta a noi, quanto piuttosto se c'è un ritorno positivo per la comunità, per l'ambiente, e un rispetto ai diritti dei lavoratori e quant'altro. Spesso questo giudizio è prevalso rispetto agli ottimi bilanci e ottime prospettive che quella realtà poteva avere, ma alla quale è stato detto di no. Per non investiamo in armi, ci puoi dire qualcosa? Beh, non investire in armi era una delle prime battaglie della banca, che penso che siano tornate molto in auge recentemente, visto che ci preoccupiamo tanto degli attacchi che l'ISIS o anche qui da noi vengono fatti, ma non riusciamo a percepire che forse tutto questo deriva anche da un business che sta a casa nostra. Noi siamo a Fano, qui a Urbino sapete che fabbriche ci sono, ma in tutta Italia insomma si costruiscono tante armi che poi vengono esportate anche nei paesi dove c'è la dittatura e dove queste armi vanno a finire in mani sbagliate. E per questo escludiamo quel settore, come ripeto ne escludiamo tanti altri che riteniamo poco virtuosi, in agricoltura sia l'OGM che l'agricoltura inquinante, nell'ambito del settore profit tutto quello che inquina, quindi anche nei fondi di etica SGR che collochiamo non sono presenti le aziende del settore petrolifero, del settore bancario, visto che ben poco del settore bancario si salva, e tanti altri settori controversi che appunto non ci piacciono.